abbiamo buttato le olive e qui si defogliano. Questo procedimento, ecco, prevede le foglie tramite una ventola vengono buttate giù nell'altra cassa e le olive cadono giù per effetto di un cestello dotato di fori. Convoglia le olive nella lavatrice. Abbiamo l'aria appunto per effetto di un ventilatore che smuove molto le olive. Si trattengono le pietre e la polvere. Dopodiché le olive cadono giù. E abbiamo un elevatore a coclea che convoglia le olive nel frangitore. Questa è la gramola, qua viene la coalescenza. Vedete un mescolamento, ma non è altro che un riposo della pasta. Allora, quindi abbiamo solo pasta, quindi il rispetto assoluto della qualità, i polifenoli non vengono dilavati e abbiamo prima fase acqua vegetale parte solida, seconda fase olio. Rispettiamo al massimo la pasta e l'olio. Allora, qui abbiamo la nocellara. Noi abbiamo deciso di strutturare il nostro oliveto per appunto singole varietà. Ciò che era appunto facciamo di diverso rispetto ai nostri antichi nonni è quello appunto di dividere le varietà. Loro mettevano tutto insieme, tutte le varietà insieme. Probabilmente loro trovano una biodiversità particolare per cui riescono a produrre bene ogni anno, eccetera. E noi però, ecco, la nostra strada era quella dei monocultivar. Questo è un esempio di monocultivar, la nocellara del Belice. Quasi pronta per la raccolta per i nostri gusti, perché appunto lavoriamo fondamentalmente delle olive verdi. Possiamo dire sicuramente dipende dalla cultivar. Posso dire che c'era suola e nocellara, tra tutte le nostre cultivar hanno un verde molto intenso. Il periodo di raccolta è assolutamente fondamentale. Più si va avanti, più l'oliva diventa nera, più si carica di acqua vegetale, più l'olio rilascia polifenoli e sostanze nell'acqua vegetale e diventa un giallino pallido che poi andrà a scemare ancora di più nel tempo. Intanto la gestione della campagna ha dei costi molto importanti, motivo per cui stiamo appunto studiando a fondo tutti quei metodi appunto per far produrre l'oliveto al massimo. È uno tra questi la pota. Saremo forse i primi in Sicilia a potare le olive appunto a vaso policonico. E poi è molto difficile produrre qualità perché bisogna raccogliere tanto subito ed essere veloci in frantoio, avere delle grandi tecnologie oggi. Al contrario di un tempo vi erano le presse, vi era il molino con le pietre, quindi il tutto era appunto attaccato da ossigeno e luce e quindi favoriva appunto quindi l'ossidazione dell'olio e quindi una shelf life assolutamente più bassa, quindi poi l'olio appunto sapeva di avvinato. Oggi l'igiene è fondamentale. E poi una caratteristica fondamentale è la raccolta delle olive e la molitura in giornata, nel più breve tempo possibile, e senza alzare le temperature. Adesso ha una resa per esempio del 15%, poi dipende dalla varietà. Noi abbiamo delle rese fortunatamente importanti, siamo straordinariamente felici per questo. Più si va avanti, c'è un momento in cui la resa è al picco e quindi una nocellara che adesso rende al 16-18 potrebbe appunto rendere 22. Quando si va avanti, causa appunto le piogge, l'arricchimento dell'oliva a parte dell'acqua, le olive comunque, cioè la resa tende di nuovo a calare. E più si va avanti, ormai diciamo possiamo dire che
esiste ancora qualcuno che raccoglie l'oliva matura, non è sicuramente la strada per fare la qualità. Perché? Qui abbiamo la coratina, un gioco, come dire, per i miei genitori. Allora, guardiamo questa pianta qua. Vai. Questo è il nostro nuovo sistema di potatura. E qua in Sicilia ci hanno sempre consigliato, e l'esperienza è stata sempre, come dire, sbagliata. Di cosa ha bisogno l'olivo? Per ogni ramo ha bisogno di una specie di capitano, quindi un ramo molto alto che fa generare degli ormoni alla pianta che si chiamano auxine e che regolano la fioritura e la produzione delle olive in tutti i rami secondari, le cosiddette frasche, ecco, in gergo. In Sicilia non se ne vedono qua di alberi potati così. Avremo quindi una luce ben disposta in tutte le frasche, perché appunto le olive vengono sui rami dove c'è la luce, dove batte il sole. Che è fondamentale. Fondamentale. Vuole aria, vuole sole. Vento, sole,